pallone che picchia per terra, la mia mente non si ferma, se ne va in aria. Oggi non posso restare in palestra. Senti, coach, è casino là fuori, ti prego, lasciami andare. C'è un compagno, l'hanno messo in prigione, noi ci dobbiamo mobilitare. Non dirlo neanche per scherzo, ti abbiamo pagato e quindi è giusto che tu resti qui a giocare. Chiama lo schema e non ci pensare. E poi la solita riunione, tutti i posti per parlare di un tipo molto strano. Ma che errore averlo comprato all'ultimo mercato. Avere un estremista in squadra è come avere una bomba in casa. Se poi il pazzo esplode, vedrai che la squadra retrocede. Casa sua è un porto di mare, sì, ci abita gente strana. Ne ho visto uno ieri sporco coi capelli lunghi, aveva in testa una fascia indiana. Secondo me è uno che si droga. E poi sai che oggi era dentro gente che va, gente che viene. Il pazzo non è normale, troviamogli una moglie e facciamolo sposare. L'ho visto ieri che tirava sassi in piazza contro onesti cittadini che lui chiama fascisti assassini. E poi ti credo che gioca male, visto la partita era senza fiato. E poi seppure ammalato, sì, lo dice anche il dottore, che finirà male. Pensa al nostro capitale, dove finirà il capitale? Vendiamolo per il bene della multinazionale.